Confcooperative si candida all'acquisizione di rami delle partecipate del Comune di Torino, GTT, Amiat e TRM. L'indicazione viene dall'assemblea riunita oggi a Torino. E in questo momento la città, con l'operazione FCT finanziaria Città di Torino, sta cercando di trovare una soluzione utilizzando come risorsa il valore compreso all'interno di Amiat, di GTT, dell'inceneritore, quindi di TRM, che sono i luoghi dove oggi si sta di fatto concentrando un'attenzione che ha visto proprio da parte di finanziaria Città di Torino tutto un percorso che dovrebbe nei prossimi giorni prendere forma definitiva. Abbiamo avanzato una proposta molto concreta, che è quella di acquisire quote di partecipazione delle società pubbliche che per obbligo normativo vanno in esternalizzazione di quota parte del loro capitale, a condizione che le amministrazioni accettino di non esternalizzare solo il capitale, ma anche mettano come elemento ulteriore quello della partecipazione al progetto industriale e alla gestione industriale. Su questa attività noi abbiamo già sperimentato in questi anni, speriamo ma riteniamo di sì, con buon successo, una iniziativa proprio con la città di Torino nell'ambito delle farmacie comunali, che sono già di per sé in quota parte partecipate da una cooperativa che contribuisce anche alla gestione industriale della società stessa. Nel corso dell'assemblea Aldo Romagnoli è stato confermato presidente di Confcooperative Torino, di cui era già alla guida. L'assemblea lo ha eletto all'unanimità. La Confcooperative rappresenta 450 cooperative con 15.000 occupati, rimasti stabili nonostante la crisi, e un fatturato di 1,5 miliardi di euro. I soci sono 50.000. In questi ultimi 3 anni l'unico settore contenitore imprenditoriale, chiamiamolo così, che ha fatto registrare delle performance positive in tutto il paese Italia, compreso ovviamente Torino, è stato il settore cooperativo. Noi siamo aumentati quest'anno, mentre gli altri diminuivano, licenziavano, riducevano, in termini di addetti, in termini di imprese nuove, in termini di fatturato, in questa direzione. E quindi ha retto bene fino in questa fase. Vedremo il 2012 cosa succederà, perché la confusione, l'incertezza che esiste rispetto ai provvedimenti annunciati e che dovrebbero venire creano una situazione di attesa e che può, direi, creare delle situazioni di difficoltà a una corretta programmazione del settore imprenditoriale.